mister, buongiorno. Che settimana è stata dopo il pareggio di Terni? È stata una settimana importante per quanto riguarda il lavoro, più che altro. Avevo detto che i 15 giorni dopo il mio arrivo, avere 15 giorni per fare allenamento e per poter stare con la squadra in un certo modo era sicuramente un vantaggio. Ed è anche un altro motivo per cui a Terni non ho rischiato niente, la squadra doveva trovare serenità e tranquillità. Adesso dobbiamo raccogliere di più, chiaramente. Da domani la partita deve essere una partita importante sotto tutti i profili. Voglio una crescita della squadra, di cose con cui ho parlato con loro e che le voglio domani. Quindi spero proprio che ci riescano, loro si sono impegnati, questo non ho dubbi, non posso dire niente. Ma domani voglio, ripeto, raccogliere. Ecco, dal punto di vista della prestazione, però a Terni sei rimasto soddisfatto, diciamo. Io sono rimasto soddisfatto più che altro dell'equilibrio tattico. Volevo quello e loro, la tensione e tutto il resto, hanno cercato di fare quello al massimo e hanno capito, perché poi io con i ragazzi parlo, quindi si sono sentiti più sicuri, si sono sentiti più forti. Se la squadra rimane compatta è molto facile che abbia delle sensazioni diverse sul campo. Chiaro che adesso, ripeto, voglio più corsa, voglio più personalità, mantenendo gli equilibri, perché noi incontriamo una squadra che, la classifica lo dice, è una squadra da primi posti, da playoff in questo momento, quindi è una squadra che ha delle qualità, però noi l'avversario lo dobbiamo guardare e capire e conoscere com'è. Ma alla fine quello che conta per me è la mia squadra, quello che farà domani, perché so che la mia squadra, se fa certe cose, può vincere contro chiunque. Parliamo di questo Varese, appunto, una squadra che sta anche subendo tanto in questo periodo, no? Anche tanti gol. Ma adesso capita nell'arco del campionato che ci siano dei periodi no, per i motivi non li so, perché io poi ho visto le ultime tre partite loro e la squadra comunque ha espresso qualcosa di importante sotto il profilo del gioco e dell'organizzazione del gioco. Ha fatto degli errori in più e li ha pagati cari. È il periodo magari in questo momento che speriamo che duri. E ogni errore che fanno prendono gol e quindi ci sta, insomma, ecco, probabilmente sarà anche un calo sotto il profilo sotto il profilo fisico, perché hanno speso tanto, perché sai, stare là davanti sempre è impegnativo, sì. Mister, essere in quella zona della classifica più bassa crea timore, crea agitazione, oppure come va affrontata, come chiede di affrontarla? Voi non ci crederete, ma io non la guardo. Io non voglio essere influenzato dalla classifica, perché non deve essere così, spero che, l'ho chiesto anche a loro, poi spero che lo facciano. Non ha senso oggi, mancano 12 partite, noi dobbiamo fare una alla volta, dare il massimo e poi a maggio vedremo cosa è successo. Non voglio che uno abbia l'ansia perché guardo la classifica e per quello che state scrivendo anche voi, che voi fate il vostro mestiere, no? Stamattina leggevo le statistiche, le squadre che sono lì, è tutto normale, ma non deve essere, a me non influenza sicuramente, anche perché io ho una convinzione, se no non sarei venuto, che questa squadra si possa salvare e si salverà, che deve rifare per la seconda volta la Serie B, questo è sicuro. Ecco, questa convinzione è da una cosa, una sensazione, i giocatori che abbiamo in campo, cioè tutto. È un insieme, che questa è una squadra e questa è una società che merita la categoria. La categoria devi guadagnartela, chiaramente. E i mezzi per guadagnarsela io li conosco. Un po' di esperienza ce l'ho. Ho una squadra che ha certe caratteristiche ma ha delle qualità per salvarsi. E quindi noi ci salveremo. Riguardo alla formazione, hai deciso questa settimana per i portieri? I portieri sono ancora Warner e Russo. E Iacobucci, l'esclusione Iacobucci, già la settimana scorsa, questa settimana, a cosa dedica? Iacobucci, io ci ho parlato una settimana fa e gli ho detto che prima doveva mettersi a posto sotto un certo aspetto. Quale aspetto? Fisico. Quindi doveva ritrovare quello che era la forza fisica, la potenza, l'essere reattivo come voglio io portiere. C'ha 21 anni questo ragazzo, e quindi adesso fa un'alimentazione diversa,
lo stiamo curando su tutti i profili, ripeto, c'ha 20 anni e quindi deve dimostrare quello che sono le sue qualità, e siccome le ha, allora deve anche soffrire un attimo e guadagnarsi il posto. E questo deve accadere per tutti, eh. Cioè non è una cosa di Jacobucci. Io ho tre portieri, Jacobucci, quindi questa mattina ho parlato con Lollo, ho parlato con i giocatori che in questo momento non stanno giocando, ma devono capire che se uno non gioca sarà un motivo. Io voglio che ogni giocatore, ogni allenamento, si guadagni il posto, poi decido io. Al di là del fatto che noi in questo momento la cosa importante secondo me è il fatto che noi abbiamo 4 partite in 18 giorni, quindi prima o dopo c'è l'opportunità per tutti, poi l'opportunità te la devi poi gestire bene. Io simpatie non ne ho per nessuno. Per me i giocatori sotto il profilo umano sono tutti uguali, quello tecnico no. È chiaro che c'è una differenza fra, non so, Bovo e Lollo. Sotto il profilo tecnico c'è, per forza, perché è l'esperienza, le cose, no? E Lollo è un giocatore di qualità che deve imparare a guadagnarsi il posto e mantenerselo. Dipende da lui, non da me. Ho detto Lollo per dire un giocatore giovane, no, prima abbiamo parlato di Jacobucci, non è che... Per me è uguale a Sansovini, lo sa anche Marco, però Marco lo sa meglio, perché Sansovini c'ha 33 anni, ed è una vita che gioca e lo sa benissimo che se non se lo guadagna non gioca. Lo sa per... Invece al giovane devi spiegarglielo. Infatti. Non un po' 3,5 punti la partita di guadagno dal punto di vista psicologico, cioè entrare nella primavera. Forse sarà il primo vero campo primaverile come condizione. Io non lo so questo. Eh sì, è chiaro. Si sa benissimo che in questo mestiere ci sono i momenti, no? Che se quei momenti vanno bene ti cambia tutto, però per esperienza i momenti, quando tu dici la fortuna, che io l'ho detto, c'è fuori il fattore C, ci vuole, ma non arriva da solo, non è che tu dici ecco oggi è arrivata la fortuna, non esiste, te la devi guadagnare. E quindi secondo me in questo periodo in cui sono arrivato i ragazzi hanno fatto il massimo di quello che potevano, certo potevano sempre fare di più, ma domani per me sarà importante vedere certe cose, partendo sempre dall'equilibrio tattico, dalla cattiveria, carica agonistica, corsa, qualsiasi cosa succeda sul campo, non devi mollare mai, queste sono le cose. Non parlerò mai di tecnica e tattica in questo momento, finché non ho trovato questa situazione che deve essere un blocco unico. Un esempio che faccio, non so se ve l'ho già detto, fa più male un pugno o uno schiaffo? Tutti dicono il pugno, allora bisogna essere come un pugno. Cioè questa, ma dà la sensazione, no? Di essere compatti, forti, qualsiasi cosa succeda, con la fortuna di avere un pubblico che non guarda l'errore tecnico, magari ti può fare il verso se sbagli, il cross, ma non è quello. Ma se tu dai tutto e la squadra dimostra qualcosa, questo pubblico è un pubblico che ti viene dietro per 95 minuti, crede in te sempre. Noi questa cosa lo sanno anche loro, non possiamo sbagliarla, non la sbaglieremo più fino a chi non è nelle condizioni di fare questo non giocherà nello Spezia mio. Vista Massacciolini che partirà dall'inizio? Il discorso degli attaccanti, io ci ho parlato con loro ieri, ho detto siete tre, ci sono 4 partite, quindi chi gioca prima, chi gioca dopo non è un problema, in questo momento non lo è, ma non lo è proprio. E la fortuna mia, è quello che ho detto loro, è che sono 3 giocatori che sono diversi, con diverse caratteristiche. Non sono 3 giocatori simili. Ognuno ha caratteristiche diverse dall'altro, è una fortuna. Perché a seconda di quello che succederà, se è quello che io penserò domani, farò. E vedrò. Tanto poi c'è la partita martedì, quindi non è un problema questo. San Marco è recuperato? Sì. Gli unici fuori... sicuri sono Madonna, vabbè, Testini non lo no, Picker, Testini no, vabbè, ma Pickerman, Madonna e Musacci. Ah, Musacci. Sì, Musacci ha avuto un problema al flessore, oggi è venerdì,
mercoledì nella partita. Sì. Non è una cosa grave, però non è a disposizione domani, quindi avendo tante partite è inutile rischiare il giocatore, avendo poi la rosa adesso che si sta riempiendo, diciamo. Così. Grazie mister. Grazie a voi.